la pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui... À Letreil, nel sud della Francia, Anna Gruner Schlumberger, figlia di un grande imprenditore dell'industria meccanica e a sua volta grande imprenditrice, eredita da una zia un domaine, un luminoso casale con terreni e vigneti. Nel 1960, in una giornata invernale di sole, dice Anna, ero seduta sul muretto nel terreno chiamato Letreil. Dei riflessi azzurrognoli si estendevano lontano all'infinito. Muri e olivi abbandonati emergevano da una vegetazione incolta. Tra me e la natura si instaurò un dialogo. Era sbocciato un amore dalle conseguenze imprevedibili. Le sono stati necessari più di 20 anni e investimenti davvero importanti per trasformare questo assolato angolo di Provenza in un luogo unico, paragonabile alle corti dei mecenati delle generazioni passate. Un mondo magico, aperto all'arte, desideroso di accogliere artisti, amici, scrittori. La vastità dei suoi interessi ha condotto Anna alla creazione di una collezione eclettica, ricca di riferimenti anche a culture lontane, ma altrettanto ricca di nomi prestigiosi di artisti che, almeno per una parte della loro vita, si trovarono a condividere le passioni e il sogno di questa grande donna. La mostra Collection de Passion, Passion de Collection, allestita a Milano alla Galleria del Credito Valtellinese, è un'occasione imperdibile per scoprire l'eccezionale collezione di opere d'arte raccolta da Anne Gruner Schlumberger nel corso di una vita. È una collezione fatta di opere raccolte nel tempo, ma raccolte soprattutto con la passione dell'arte, come lo dice il titolo stesso della mostra, e quindi scelte di una collezionista e lo sguardo anche di una collezionista sull'arte del suo tempo. Ormai sono più arte moderna che arte contemporanea, ma era l'arte che lei, gli artisti che lei frequentava. Lei era un amante dell'arte, un amante delle situazioni di livello alto, diciamo, intellettuale alto del momento. Amava la compagnia anche dei cercatori, di scienziati, artisti, musicisti. Ha colto la sua epoca. Lei era legata a un'arte già, perché collezionava già l'arte primitiva, quindi aveva già una collezione di arte africana abbastanza importante, e da lì la sua passione per l'arte si è spostata sulla sua epoca, ma sempre tenendo conto di questo primitivismo, direi, di questa volontà legata anche alla terra, legata alle radici. E quindi credo che sia anche questo il legame qua tra Fautrier o i Max Ernst, anche se anche l'altro legame tra tutte queste opere è il mercante che lei aveva come consulente, consigliere per l'acquisto, che era Alexandre Yolas, e che seguiva tanti di questi artisti che lei ha poi comprato. Come on,